sono Roberto Tallei, da 16 anni lavoro a Sky TG24. Mi chiamo Gianmarco Sicuro e vi parlo da Città del Messico. Mi trovo qui per conto della RAI. Sono Giuseppe Perrelli. Sono Patrizia Senatore, sono una giornalista del TG3. Sono Giorgio Zanchini e sono un giornalista soprattutto radiofonico. Ciao, sono Yuri Rosati e lavoro nella redazione di Radio Capital. Sono Giampaolo Colletti. Sono Enzo Miglino, lavoro al TG1 nella redazione degli approfondimenti. Io sto facendo quello che ho sempre sognato di fare, andare sul posto e raccontare quello che vedo, fare la giornalista, ma fare la giornalista per davvero. E se ci sono riuscita è anche grazie alla scuola di Urbino. È stato fondamentale innanzitutto per crescere professionalmente. Dal 1990 sono passati da qui 400 ragazzi che sono diventati giornalisti nelle più importanti testate nazionali. Ho frequentato l'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino nel biennio 2006-2008 e devo dire che devo moltissimo a quella scuola che mi ha permesso di diventare un giornalista professionista e di realizzare il mio sogno. Onestamente ho trovato delle persone che mi hanno formato. Io ho avuto un insegnante che prendeva i miei pezzi, mi faceva esercitare. Vedi il destino, sono finito a lavorare a Radio Capital. Perché a Urbino ti insegnano tanto, ti insegnano tutto, anche l'amore per la mia amatissima radio. Iscrivetevi alle selezioni perché troverete insegnanti professionali bravissimi che vi insegneranno le basi del mestiere. Prendeva il pezzo, lo appallottolava e diceva: ok, lo riscrivi. E così una, due, tre volte per migliorarmi. Poi, per avere il praticantato e poter sostenere l'esame da giornalista professionista. Ora che mi trovo dall'altra parte mi rendo conto che i ragazzi e le ragazze che arrivano dalla scuola di giornalismo di Urbino hanno qualcosa in più. E soprattutto anche per poter entrare in contatto con gli stage, con delle realtà molto importanti del panorama giornalistico italiano, tra cui Sky, da cui poi non me ne sono più andato. Ciao, sono Giulia Ciancaglini. E io Clarissa Cancelli. Siamo qui in pausa caffè nella redazione di Repubblica di Roma, dove stiamo svolgendo il nostro stage formativo. A Urbino ho imparato a trattare la notizia a 360 gradi, quindi su carta, web, radio, TV e social. Ed è per questo che vi invito a iscrivervi. E devo dire che ogni anno è appassionante cercare di trasferire gli attrezzi del mestiere ai giovani colleghi. Tutto del mestiere, quello che conta, le regole deontologiche e poi come saperti muovere in ogni situazione. E soprattutto adesso ci sono tutte le nuove tecnologie, adesso ci sono i corsi che vorrei fare anche io che sono un'ex allieva. Vedremo insieme come trovare, analizzare e visualizzare dati per raccontare storie giornalistiche. Insieme proveremo a capire come scrivere per il web, come promuoversi sui social e come farsi trovare in rete da tutti i potenziali lettori. Provare a costruire assieme una trasmissione radiofonica. E qui a Urbino, che secondo me c'è una palestra ideale per imparare il mestiere del giornalista. Si entra a far parte di una comunità fatta di studenti e di docenti, che è una comunità di apprendimento sul giornalismo. Oggi il quadro intero della notizia è dato anche da tutti i cittadini che partecipano alla costruzione di ciò che avviene intorno. Soprattutto parte dall'insegnarvi bene che cos'è una notizia e lo fa con gli strumenti giusti. Perché qui, con la pratica quotidiana, a partire dalla cronaca locale, si impara il giornalismo digitale integrato nei linguaggi dei social, dei siti, assieme a quelli della radio, della TV, naturalmente della carta. È un giornalismo di multipiattaforma, che è molto attento all'innovazione digitale. Una grande sfida che vi porterà poi nel mondo del giornalismo ad essere sicuramente più forti e più preparati degli altri. Vi aiuteremo a diventare dei professionisti capaci di lavorare in redazione, ma anche di essere imprenditori di voi stessi. Una preparazione storica e giuridica forte. Multidisciplinarietà. Cosa vuol dire? Impari di tutto, dalla radio alla televisione, al web, alla carta stampata. Ha sempre preparato quindi, come dire, i nuovi allievi a qualcosa che non è oggi, ma che sarà domani, con consapevolezza. Formazione nello scrivere la notizia. E soprattutto ti insegnano ad andare sul campo, che è forse quello che più si perde nel nostro mestiere oggi. Provare con dei professionisti a sbagliare tante volte fino a che uno capisce come riuscire a organizzare un articolo. È un lavoro che si impara facendolo ad Urbino, questo è possibile, è sempre stato così negli anni, questa è l'impostazione della scuola. O qualcosa sul web, o qualcosa in televisione, o qualcosa in radio, cioè nelle mille forme che ora il giornalismo richiede di conoscere. Un'opportunità unica per crescere dal punto di vista umano e professionale.
che li porta ad entrare in questo meraviglioso mondo che è il giornalismo da una porta di accesso privilegiata. Per fare i giornalisti in questo particolare momento servono coraggio e passione. Serve il coraggio per affrontare un mercato complicato, serve la passione perché è il carburante che ci permette di affrontare un viaggio spesso accidentato. Da vedere e da scoprire alla Scuola di Giornalismo di Urbino. Ecco ragazzi, io sono riuscita a fare quello che sognavo di fare ed è l'augurio che faccio a voi. Provateci. C'è bisogno di giovani, ci sono tantissime possibilità date dalle nuove tecnologie. Andate a Urbino, da lì imparerete. In bocca al lupo. Se avete coraggio e passione, in questa scuola potete trovare gli attrezzi del mestiere. Io consiglio di iscriversi all'IFG proprio per la possibilità di fare stage in redazioni come questa. E perché permette di crescere sotto tantissimi punti di vista, anche quelli che non avete considerato. Se dovessi dare un consiglio alla me di 4 anni fa, le direi proprio vai, vai e fai la scuola di giornalismo di Urbino. In bocca al lupo a tutti voi. Quindi vi aspetta Urbino. E per quanto mi riguarda, io lo consiglio a tutti coloro che volessero intraprendere questa strada. In bocca al lupo. Quindi venite a fare la scuola Urbino. Ragazzi, coraggio, coraggio e passione. Forza ed in bocca al lupo.